Oggi ci butteremo su un nuovo tipo di video, diciamo, ecco. Diciamo che oggi faremo una rebuilding col Napoli, in particolare col Napoli, in cui proveremo, diciamo, a vincere lo scudetto, creando una squadra per vincere lo scudetto ed andare il più avanti possibile in Champions. Allora, prima di tutto io posso scegliere benissimo la gente da vendere e chi tenere. Allora, io direi che come squadra principalmente il Napoli è messa abbastanza bene. E ci sono poche migliorie da fare, bisogna migliorare il terzino destro, il portiere, perché nelle simulazioni è importante il portiere, e il terzino sinistro. A centrocampo il Napoli si può dire che è ben coperto e in attacco potremmo benissimo no, sì, potremmo spostare benissimo Mertens come AT. Potrebbe benissimo, ecco qua. Allora, così vediamo se me lo fa giocare così. Ok, AT Mertens. Benissimo. Caglione esterno destro, Insigne alla sinistra. Allora, salviamo le modifiche e ora vedremo un po' chi mettere sul mercato. Ospina io lo terrei, Karnezis mercato, richiamiamo Sepe al prestito, mercato per Sepe, Ghoulam sul mercato, Mario Rui lo terrei per il turnover. Richiamiamo Rahmani in modo da poter, sto richiamando i giocatori del prestito in modo da poter avere più soldi possibili per fare una rosa migliore, ecco. Tonelli sul mercato, stessa sorte Luperto. Rahmani lo tengo, dai. Maximovic lo tengo, Manolas e Koulibaly li tengo. Di Lorenzo lo tengo, Isai lo vendiamo. Idem Malcui. Demme lo tengo, proprio bifulco quando ci possono dare 200.000 euro. Quindi sta bene, la Elmas lo tengo, la Bottica lo tengo. Diciamo che a centrocampo non va fatta nessuna miglioria, ecco. Cioè più o meno alla fine ci conviene bloccare le offerte per tutti e rinnovare chi ha la clausola rescissoria, in modo che non l'avranno più, ecco. Vabbè, poi in attacco Younes via. Richiamiamo Verdi. Onas anche. Ciciletti non mi sembra il caso. Llorente sul mercato. Petagna anche. E infine vorrei vendere anche Milik e comprare una punta panchinara, ecco. No, non posso venderlo, che palle. A questo punto era meglio che lo lasciavo là. Mercato anche per lui. Lozano lo tengo. Younes va bene sul mercato. E infine Rog, eccolo qua. Allora, io prima di fare il mercato direi di avanzare qualche giorno in modo da poter vedere, diciamo, le prime offerte che ci arrivano. Avanziamo fino a domenica 7 luglio e vediamo se arrivano delle offerte per qualche nostro giocatore. Ovviamente cercherò di far più soldi possibili. Ci sono diverse offerte per il trasferimento. Ecco qua. Mario Rui abbiamo detto che non lo cediamo. Via. Tonelli 7 milioni e 7. Potrei chiedere di più, ma va bene. Isai. Ok, già il fatto per Milik potrei trattare. Possiamo trattare per la cessione. Vediamo di chiedere il più possibile. Se non sbaglio c'era scritto che possiamo credere fino a 47 milioni. E io ne chiedo 45. Penso che sia un'offerta abbastanza ragionevole. E infatti accettano. E infatti hanno accettato. Isai fino a 16. Ma vabbè, dai, cerchiamo di scucirgli qualche altro paio di milioni e penso che va bene. Quanto ci chiedono? 12? Io direi che 16 milioni possa andare più che bene. Ok.
Un'altra cosa che potrei benissimo fare era quella di fare delle offerte per diversi giocatori e buttarli come contropartite, però buttarli come contropartite non conviene così tanto, poiché diciamo che il prezzo viene diminuito di un botto, quindi ci andrebbero a chiedere molti più soldi e il prezzo dei nostri giocatori sarebbe stracciato. Pagata la clausola di... Ah, bene, ok, ottimo. Allora, Insigne incedibile, però davanti a offerte Monster, anche Mertens, 68 milioni di clausola. Maximovic, no, Maximovic lo possiamo anche tenere. Avevo detto che devo fare solo un anno, vabbè, provo a trattare, vedo se riesco a cederlo, se non lo cedo... Mamma mia, se avessi scritto potevo chiedere fino al 94, che cazzo si incazza a fare? Vabbè, andiamo a trattare anche per Mertens. Visto che non hanno accettato l'offerta, direi di tenerlo a sto punto. Per non snaturare troppo la squadra, allora hanno detto 47 milioni, e noi ne chiediamo 50. Vabbè, penso che vada bene come offerta. Oh, ok. Però c'è un problema, se Mertens non rifiuta l'offerta, devo trovare una punta titolare. Vabbè, avanziamo, fa niente, ci abbiamo ancora tempo. Che comunque le offerte sono arrivate ai nostri giocatori, quindi non vedo quale sia il problema. I soldi, bene o male, ne abbiamo 130 milioni per migliorare la squadra, quindi... Offerta per Verdi... Ah. Mario Rui, addirittura il Tottenham per Mario Rui. Però Mario Rui abbiamo detto che lo mettiamo come panchinaro. Per Verdi vorrei andare a trattare un attimo, perché forse anche 15 milioni riuscirei a strapparli all'Ipsia. Vedo che comunque molte offerte sono rimaste in sospeso. Non perché noi non rispondiamo, ma bensì perché non riescono a trovare ancora un accordo tra giocatore e società. 11 e niente. Ne abbiamo 14. Vediamo cosa ci dicono. 14 va bene, non vi capisce. Andiamo avanti, Milik venduto. Con Milik venduto quanto abbiamo? Ah, questo? Oh, vabbè. Avanziamo un altro paio di giorni. Mertens venduto, ok. Younes possiamo chiedere fino a 12 di milioni. Ancelotti lo vuole portare con sé. Quindi in poche parole, io ora sono senza attaccante panchinaro e senza attaccante titolare. Va bene. Cercherò di spendere il meno possibile. Cioè, per i due attaccanti. Eccolo qua, Carletto. E se lo porto a casa. Ciao, Carletto. Bene, io ora direi che con questo budget possiamo anche andare a fare i primi acquisti. Muovendo ulteriormente il budget stipendi abbiamo 200 milioni, non male. Allora, eccoci tornati con la lista dei giocatori che ho selezionato. Diciamo che potrebbero essere dei nomi abbastanza scontati, però... Diciamo che col budget che abbiamo possiamo anche permetterci, non dico Arnold e Robertson contemporaneamente, ma anche Walker e Grimaldo che costano di meno, ma ugualmente sono forti. Allora, io direi di iniziare dall'attaccante. Ho voluto mettere un ritorno fiamma di Cavani, anche perché noi dobbiamo fare un solo anno, quindi Cavani mi sembra perfetto, è in scadenza di contratto e costa poco, diciamo. Quindi ora proveremo a fare un'offerta e il contratto a Cavani e vedremo se Cavani ha voglia di ritornare a Napoli. Partirei anche da una base di 30 milioni, penso che sia giusta come offerta. 31, potrei anche chiedere di meno, però noi siamo tirchi fino all'ultimo, visto che impersonifichiamo ADL. 28, 31, signore, 30, 30, niente, siamo qua a perdere tempo, niente, pure 30, io già l'avrei accettato su fiducia. 29,
Avete rotto i coglioni, 30 milioni e 7, va bene così. Andiamo a fare il contrattino a Cavani. Allora, ora con questi 30 milioni ce ne rimangono 170, e infatti Cavani ruolo cruciale, va bene così. 2 anni di contratti, va bene, tanto non è che ci interessa, ignoriamo la clausola rescissoria. E direi che rimuovendo il bonus, va bene così, cioè penso che vada bene così, dai. Ok, a posto, abbiamo preso Cavani. Ora sono indeciso se prendere Depay come panchinaro, però direi ora di andarci a buttare sul terzino sinistro, i due terzini e il portiere. Dopo penseremo alla punta che farà la panchina a Cavani. Ho deciso di mettere Grimaldo anche per essere un po' realisti, perché infatti il nome di Grimaldo gira in orbita a Napoli già da parecchi anni. Quindi è un terzino molto forte, 83 a 24 anni, quindi penso che vada bene per le nostre aspettative. Penso che anche qui possiamo partire da una base di 30 milioni. Vediamo cosa ci dice. 47, mi aspettavo di peggio, devo dire la verità, mi aspettavo di peggio. 35. Andiamo 35, niente. Proviamo con 40. Spero di farcela coi soldi. E ce l'abbiamo fatta, 40 milioni e Grimaldo a casa. Allora, minchia, non prendo un cazzo di stipendio. Ruolo cruciale per Grimaldo. Ovviamente accetta. 5 anni di contratto per lui. Accetta assolutamente. Non vuole la clausola rescissoria e a noi va bene così. Ok, ora è momento di parlare di stipendio. Penso che 50.000 gli vadano bene, visto che prende 17.000, è un'offerta equa, va bene, anche se penso che potevo dargli di meno, ma va bene così. Ora buttiamoci su Walker. Walker 21 milioni, penso che 22, una base di 22 milioni ci possa stare, 29, già così potrei accettare, però noi siamo tirchi, quindi cerchiamo di abbassare ancora di più l'offerta. 25, ci serve tempo, wow, è una miseria, è 4 milioni e che cazzo. Allora direi direttamente di buttarci sul portiere Lloris, anche se sono molto indeciso, poiché anche alla sua età ci sono portieri con overall più alto, quindi non saprei, provare a fare un'offerta. Poi vedendo quei soldi che rimangono, se riusciamo a prendere la punta panchinara, anche perché non ho in mente dei nomi adatti da proporre come panchinaro di Cavani, ecco. 50 milioni, Giuseppe Mourinho. Allora, facendo un rapido conto, 50 ce ne rimangono 80, 30, rimarrebbero altri 50 milioni per la punta. Io direi che 40, 48, anche se penso che per un 32enne 40 milioni sono un po' troppi. Io dai 40 non mi muovo, affare fatto. Ok, facciamo il contratto a Lloris. Abbastanza ragionevole. Allora, cruciale, ruolo cruciale per Lloris, gli proporremo 4 anni di contratto, anche se lui ne chiederà di meno. Infatti 2 anni di contratto, va bene, accettiamo le richieste di Ugo, rileghiamo la clausola rescissoria, papà papà papà, gli diamo il bonus e penso che così possa anche andare bene, e infatti accetta. Allora, ora non so se prendere appunto, diciamo,
Diciamo, ecco, pigliare Depay al posto di come, diciamo, come punta panchinara. Oppure prendere qualcun altro al posto di Depay, però non saprei, sinceramente non saprei. Non saprei dove andare a mettere le mani, ecco. Mi ritrovo abbastanza con le mani legate, quindi. A proposito, ma Fabiano quanto tempo deve star fuori? Va bene, nel mentre che decido e vediamo pure Fabiano quanto tempo dovrà star fuori, a noi non interessa e quindi boom. 4 mesi, oh merda. Vabbè, intanto noi controlliamo. Non controlliamo i giocatori in scadenza perché dei giocatori in scadenza non ci interessa, anche se il contratto a Caglion io lo rinnoverei senza problemi, per altri 2 anni e va bene. Controlliamo se ci sono le clausole rescissorie perché sinceramente mi andrebbe un po' sui coglioni andare a perdere, non lo so, un giocatore che è titolarissimo nella mia squadra per via della clausola rescissoria. E per il momento sembra che nessuno ha la clausola rescissoria. Ottimo. Nessuno dei miei giocatori ha la clausola rescissoria. Solamente Mertens aveva la clausola rescissoria. Va bene, allora dobbiamo prendere ancora Walker. Bisogna decidere cosa fare con l'attaccante panchinaro. C'è stata una brusca interruzione, infatti vedrete che sicuramente ci sarà un taglio. Vi parlavamo dell'attaccante panchinaro da poter prendere. Io sinceramente non so dove poter andare a mettere le mani, al massimo. Anche se mi sembra uno spreco, potremmo mettere le mani su Dzeko come attaccante panchinaro. Probabilmente così in modo da poter spendere di meno e provare a vedere fino a fine mercato se ci arriva un'altra offerta da parte di qualche altro nostro giocatore e poter prendere eventualmente un centrocampista più forte di Zielinski, in overall. Ma va bene così. Io penso che anche 18 milioni facciano il caso giusto. Cosa ci dice la Roma? 25 anche andrebbero bene, però noi siamo tirchi, siamo delle persone tirchie. 20 milioni, 21, va bene, anche 21, però a noi non interessa, 20 secchi. E Fonseca, il pezzotto di Fonseca, accetta la nostra offerta. Ok, è arrivato Dzeko. Dzeko ci chiede il ruolo squadra cruciale, va bene, tanto se la vedrà il mister, quindi noi poco interessa. 4 anni di contratto, Dzeko ne vuole 2, e va bene così. Neghiamo la clausola rescissoria e per me va bene. Ok. Ok. Visto che ora abbiamo preso Dzeko, dobbiamo aspettare appunto che a parte vendere, diciamo, tutti gli esuberi. Vabbè, Petagna non possiamo venderlo. Gli esuberi sono questi tre qui davanti. Questi altri tre. Ramani no. Lui. Anche lui no. Lui. Elmas no. Ospina. Ospina pure. Potrei venderlo. Ospina volendo. Non saprei a sto punto. Perché a sto punto dovrei cercare anche non un'alternativa a Fabian, ma bensì un uomo che lo sostituisca, perché non penso che possiamo stare 4 mesi col centrocampista spaccato. Ma va bene, io direi di avanzare qualche giorno per vedere l'offerta per Walker, se ce l'hanno accettata, e penso che l'avranno non l'avranno accettata. Ok. Trattiamo col Manchester City, sediamoci di nuovo al tavolo di Guardiola.
Risediamoci al tavolo di Guardiola. Questa volta pretese più basse, 24 milioni per Walker. Sono fermi su 29, sono testardi. 25 milioni per Walker. Ma non potevi accertarli prima, 25 milioni? No? Caga cazzo. Va bene. Allora, Cavani con la 14 non si può proprio vedere. Walker, ruolo importante. Gli diamo 3 anni di contratto. E lui riaccetta di buon gusto. Non vuole la clausola rescissoria, per noi va bene. 88, va bene così. Ok, a posto. Si è abbassato anche l'ingaggio. Si è dimezzato l'ingaggio, il signor Walker, va bene così. Io direi di avanzare fino alla fine del mercato per vedere se ci arriva qualche altra offerta perché qualche altro giocatore, in modo da poter racimolare più soldi per comprare un eventuale sostituto di Zielinski. E infatti già ci è arrivata un'offerta per Gulam. Possiamo chiedere fino a 16 milioni e io direi di andare a trattare. Non ho visto la squadra, non me la ricordo nemmeno. Rappresentanti del Valencia. Ok, 16 milioni. E io 16 te ne chiedo. Ma io direi, anche non vendendo Zielinski eventualmente, ma vendendo tutti gli esuberi per almeno apparare, non lo so, una settantina di milioni, una cosa del genere. Almeno per pigliare un centrocampista, diciamo, più forte di Zielinski, ma eventualmente vendendo due o tre esuberi, probabilmente penso che ce la facciamo. Allora, questi qua sono quelli là che ho rifiutato io. Non è vero, perché Isai non ha trovato l'accordo col Benfica. Mannaggia la miseria, per non dire qualche altra cosa. Ma va bene così. Andiamo avanti. Un'offerta per Marco Rogue da Leicester di 10 milioni. Potrei alzar benissimo a 13-14 milioni, ma probabilmente farei incazzare il buon presidente del Leicester. Andiamo avanti, 14 milioni. Ah, hanno accettato? Minchia, che cazzo se lo aspettavo? Mi dicevo che potevo chiedere fino a 12 milioni. A sto punto ne chiedevo più di più, ne chiedevo 15, 16. Va bene. Va bene così. Quines venduto, Verdi venduto, offerta per Luperto. Luperto, asse, Luperto 5 milioni, va bene così, vai, vai. Ok, 54 milioni. Non lo so, sinceramente. Spero che potrebbero arrivare. Ok, venduto anche inglese. Meret, voglio tenermelo come panchinaro. E quindi va bene. Già vi abbiamo dato Mertens, quindi state a posto. Allora, questo, che cazzo è questo? Ah, vabbè, lasciamo stare. Rog venduto, un'altra offerta per Isai che accettiamo subito, immediatamente, di corsa. Allora, ora non ci dice fin quanto posso chiedere per Isai. Ad intuito chiederei di nuovo abbondantemente 16 milioni, sparerei. Non 17 perché eventualmente si incazzeranno. Oh, abbiamo 99 milioni. 16 milioni li accettano. Ok. Abbiamo 83 milioni. Con 83 milioni vediamo cosa ci offre il mercato. Allora, c'è Rakitic, James non ci interessa. Bale, lui è andato all'Inter e questo già lo sapevamo. Odegaard. Io cercherei per il momento non sostituire Zielinski, ma bensì sostituire. Ma visto che dobbiamo fare un anno, direi di prendere il migliore. Per essere i migliori bisogna prendere i migliori. Quindi prenderemo Modric.
Via, via, via. Ecco qua Modric. Comunque devo cambiare il 14 a Cavani, mannaggia la miseria. Chiediamo 38 milioni, offriamo. Ne chiedono 40 e va bene così. Aspettavo che chiedessero di più. Invece no, sono stati bravi, bravi. Ruolo cruciale. Minchia quanto cazzo piglia di stipendio. Vabbè, tanti soldi ce li abbiamo. No, il fatto che di avere soldi ci fotte sicuro. Allora, 3 anni di contratto. Neanche lui vuole la clausola rescissoria, per noi va bene. 65. Però lo deverei il bonus delle 15 presenze. Per lui non va bene, vuole un aumento di ingaggio e per noi va bene. Ok, Modric preso. Direi che la squadra ora come ora è pronta, direi. Però c'è sempre il dubbio per Fabian. Ma va bene, io aumenterei, avanzerei di qualche altro giorno per vedere se arrivano altre offerte. Infatti arrivano delle offerte sia per Insigne che per Onas. Insigne il valore si è diminuito, quindi direi di rifiutare l'offerta. Onas, vabbè, vendiamolo, tanto chi se ne frega. Vabbè, io vorrei vedere solo se riesco a vendere questi ultimi giocatori e poi direi di avanzare fino alla fine della stagione. Quindi c'è addirittura 7 milioni e ne potevamo chiedere 6, ma va bene, dettagli. Andiamo avanti. Si avanza, offerta per qualcun altro, per Onas di nuovo. Il Santos soffre più del Torino. Accettiamo l'offerta. Andiamo avanti. Stoppa le trattative per chi? Che è successo? Buco? Che è successo? Chi si è svenduto? Onas venduto al Torino, insomma, vabbè, tanto a noi non interessa a sto punto a noi non interessa per niente. E va bene così, io penso che la squadra è a posto. Possiamo benissimo simulare fino alla fine dell'anno e vedere cosa succede. Allora ragazzi, eccoci arrivati alla fine della simulazione. Ho visto, diciamo, tutta la simulazione. Ho visto che in Champions, come potete vedere, non c'è nessuna semifinale o finale di Champions. Infatti, ho visto che il percorso in Champions è stato un percorso molto tortuoso, però in compenso c'è la finale di Coppa Italia che abbiamo vinto 2-0 contro la Lazio. Direi di vedere prima queste ultime 4 partite di campionato e poi di vedere il nostro percorso in Champions League. Contro la Lazio abbiamo vinto 2-1, con l'Inter abbiamo vinto 2-1, abbiamo vinto 3-0 contro il Sassuolo e 4-0 contro il Parma. Come potete ben vedere siamo usciti ai quarti contro il Liverpool, all'andata abbiamo perso 3-1 e al ritorno 1-0. Ora andiamo a vedere gli incontri, poi in totale abbiamo perso 4-1, minchia. Allora, agli ottavi abbiamo battuto il Lipsia e abbiamo vinto 3-1. Per un totale di 4-2. Invece, gironi siamo passati da secondi a pari punti con Liverpool. Aspetta, però. In compenso, il Napoli dovrebbe essere primo, visto che ha subito un gol in meno rispetto al Liverpool. Ma vabbè, sta cosa non l'ho capito. Ora vediamo in campionato. Oh, siamo primi con 103 punti. Primi, minchia, buono. Ok, allora, vedo qualcuno cresciuto, Modric è decresciuto, Cavani è decresciuto, stessa cosa per Calleón, Koulibaly 80, Lloris 87, va bene, va bene. E Cavani ha fatto 29 gol. Ah, poi c'è anche Calleón con 16 gol, Insigne con 13 e Dzeko non compare. Ok, gli assist, per noi c'è Modric con 10 assist, Kayon con 9, Allan con 7, Insigne con 6 e basta, ok, ottimo. Allora io direi di andare a vedere chi ha contribuito di più, chi ha contribuito di meno, va bene. Allora, Cavani ha fatto 52 partite e 39 gol, mica male.
Caglion 54 partite, 23 gol, non male. 58 partite per Insigne con 18 gol. Insomma, Haaland 55 partite, 12 gol. Fabian ha giocato poco. Modric 52 partite, Zielinski 31. Petagna ha giocato addirittura 9 partite e ha fatto 4 gol. Dzeko, malissimo Dzeko. 22 presenze, 4 gol. Lozano. Presenze, 4 gol. Manolas 36 presenze, 3 gol. Walker titolarissimo a destra e Grimaldo a sinistra. Titolarissimo anche Koulibaly. Lozano. Manolas probabilmente si sarà infortunato. Poetano 16 partite, Lobotka 12, Llorente non ha proprio visto il campo, Elmas una partita. Sembra strano. Demme 3 partite, ma come? Di Lorenzo 4, Ramani 15, Maximovic 18, Mario Rui 16 partite. Ok. Poi i nostri portieri, nessuno. Ah no, aspetta, i nostri portieri hanno giocato. Meret non ha giocato, Sepe non ha giocato, Karnetis ha giocato una partita e Ospina ne ha giocate tre. Ah, ok. E ha fatto pure. Come ha fatto due assist Ospina? Stessa cosa anche Lloris. Va bene. Lloris addirittura 32 porte inviolate. Va bene così, ok. Bene, io direi che ci basta vedere i gol fatti con subiti. Azz, abbiamo fatto 96 gol e 15 subiti. Va bene, mi aspettavo di peggio, devo dire la verità. Però sono soddisfatto. Quindi possiamo dire che questa squad building per il Napoli per vincere lo scudetto è andata a buon fine, effettivamente. Lo scudetto l'abbiamo vinto, anche se abbiamo solo 3 punti di vantaggio dalla seconda, ma va bene così. Io penso che ci sarà qualche altro episodio sicuramente di qualche altro squad building, ovviamente non so, della Juve per vincere la Champions, dell'Inter per provare a vincere il campionato e avere un percorso più lungo in Champions, la Lazio per provare a vincere l'Europa League e lo scudetto, la Roma per riuscire a tornare tra le big italiane, ma va bene così. Io direi che per il momento possiamo salutarci. È stata un ottimo squad building e va bene. Alla prossima, ciao!